Tra le 26 eccellenze del Made in Italy protagoniste al Save the Brand 2018, organizzato da LC Publishing Group in collaborazione con ICM Advisors, figurano ben 17 realtà del settore agroalimentare, comparto che ormai traina l'economia del paese. Queste imprese italiane del food and beverage che rappresentano il Made in Italy ci hanno raccontato i segreti del loro successo. Quanto è importante la storicità del brand per la crescita aziendale? Beh, per quanto ci riguarda direi che è la base essenziale del nostro mondo. Noi sulla nostra storia abbiamo creato tutta un'attività particolare che comunichiamo sia ai clienti e sia ai consumatori. La storia è importantissima, però non basta avere storia, bisogna sostenerla anche con qualità importanti, comunicazioni importanti e rapporti importanti con il trade. Il segreto del nostro successo sono innanzitutto le persone, e l'attenzione alla qualità, il rispetto della natura, facendo noi un prodotto naturale, un prodotto di tradizione, è stato quello semplicemente di seguire questa tradizione, rispettare la natura e diciamo fare le cose con passione. E il mercato ha seguito. Cosa ha fatto la vostra azienda per la valorizzazione del territorio? Beh, partiamo dal presupposto che la prima ricchezza di un'azienda è il marchio, la seconda ricchezza di un'azienda è il territorio, perché se il marchio non si basa su una qualità assoluta e se non si valorizza il territorio, difficilmente si può creare reddito, si può creare un progetto che abbia dei grandi valori. Il territorio va quindi valorizzato in primis, va valutato in ogni minimo dettaglio, va conservato, ma soprattutto va valorizzato dal punto di vista, nel nostro caso, enogastronomico e turistico. Avete fatto della ricerca del marketing la vostra bandiera. Abbiamo trasformato una commodity che è appunto l'olio extravergine di oliva che ognuno di noi trova in supermercato in un prodotto di lusso che si trova nei più bei posti al mondo, nei ristoranti più importanti e nelle case delle persone che amano acquistare qualcosa di buono e di bello. Per le nostre aziende il mercato italiano, il mercato estero sempre più importante, ci chiede anche innovazione. Per quanto riguarda il prodotto pasta, noi abbiamo lanciato degli spaghetti alla curcuma che hanno anche ricevuto un premio internazionale e che ci viene soprattutto richiesto sia in Italia che sui mercati esteri. L'artigiano 4.0, quanto conta la tecnologia per l'innovazione del prodotto? Ma come in tutti i processi produttivi la tecnologia è basilare, chiaramente anche per una produttività artigiana come la nostra l'investimento che abbiamo fatto 4.0 permetterà di rivoluzionare in qualche modo il processo produttivo, avere dei controlli maggiori e avere uno standing migliore soprattutto per l'estero, e quindi noi abbiamo accolto ben volentieri questa novità, questa possibilità di fare investimenti in questo modo, e assolutamente siamo ben felici di poterne fare altre se ce ne sarà l'opportunità. Quanto è importante l'innovazione del prodotto per il vostro business? Ma direi il 70%, perché senza innovazione non saremmo de Bridge. Adesso noi l'innovazione ci serve per seguire tutti i trend che vengono avanti e sono sempre più rapidi e quindi dobbiamo sempre essere più veloci per innovare. Per me è molto importante far crescere persone all'interno dell'azienda, perché l'azienda è costituita anche da persone oltre che da cose, fabbrica e business.